E guardate che panorama possiamo ammirare da questa piazza. Ci troviamo dove, sindaco? Forza d'Agro, il paese più bello del mondo. Eccoci a Forza d'Agro, uno dei comuni che fanno parte del circuito turistico regionale Bella Sicilia. E naturalmente in questa location, in questa bellissima location, ci ha condotto Michele Isgro, che come ben sapete è il coordinatore regionale di questo progetto. Michele, abbiamo scelto Forza d'Agro perché ha tutti i requisiti per far parte del circuito. Abbiamo scelto, stiamo scegliendo i comuni siciliani che comunque sono vivi. Cosa significa sono vivi? Significa che non basta avere una chiesa o un monumento che ci è stato donato dai nostri avi per fare accoglienza e per fare turismo. Per fare accoglienza e per fare turismo bisogna tenere i paesi vivi e Forza d'Agro è uno di questi, quindi organizzare eventi, creare attrazioni di qualsiasi genere purché se ne parli. E quale miglior veicolo se non Bella Sicilia, che oggi come oggi conta da 4 a 5 milioni di visualizzazioni a settimana, non al mese, a settimana, e quindi andiamo a scoprire all'interno della nostra bellissima isola quelle peculiarità, quei paesi che spiccano, che hanno qualcosa in più, e il qualcosa in più è essere proprio vivi. Sindaco, quindi un comune deve essere bello, deve essere vivo e deve essere anche accogliente. Possiamo dire che tutti questi ingredienti, tutti questi elementi sono presenti a Forza d'Agro. Accogliente, il paese è accogliente al 100%. E logisticamente il dono ce l'ha fatto Gesù, il buon Dio, perché il panorama, vivere qua in questo panorama è un regalo del buon Dio. Poi noi facciamo di tutto per rendere il paese accogliente, con i fiori, grazie all'iniziativa dell'Associazione Orchidea e di Michele, che ci ha dato una spinta maggiore a curare il verde e i fiori a Forza d'Agro, e i risultati sono tutti gli occhi di tutti. Che il paese è bello, poi non è che lo dico io, per dirla su tutti, l'hanno detto i migliori attori, i migliori registi del mondo. La storia di filmografia Forza d'Agro inizia negli anni 60 con Maurice Chevalier e Angelo Dixon, che hanno girato un film di fama internazionale, Jessica. Mi ricordo un aneddoto, che allora dicevano che Angelo Dixon aveva le gambe più belle del mondo e assicurate per $1 milione, un particolare che rimase nella mente di tutti i ragazzi, perché nel 60 ero anche io un bambino, quindi ricordo queste cose lontanamente. Poi successivamente la fama, la scia dei film siciliani, in cui ha visto Forza d'Agro protagonista con Eleonora Giorgi, Domenica Modugno, Turi Ferro, Agostina Belli, e per finire il fiore all'occhiello hanno girato tutte le tre versioni del Padrino. Frank Coppola qua era di casa. Non dimentichiamo mai Al Pacino girare per le vie del paese o fermarsi nei ristoranti a mangiare insieme a Dean Keaton, e tanti attori famosi che hanno girato il Padrino. Hanno fatto di Forza d'Agro un biglietto di visita di tutto il mondo, che l'ha fatto conoscere, per conoscere le bellezze paesaggistiche del paese. E l'importante noi adesso come amministratore è un impegno che io prendo. Le altre cose quali sono per rendere un biglietto di visita a Forza d'Agro appetibile a tutti? Logisticamente, ripeto, il dono è fatto dal buon Dio, il verde e la pulizia è un impegno che io prendo e prenderò anche per il futuro a mantenerlo, perché è il biglietto di visita dei nostri paesi. Per adesso viviamo un momento critico, il momento del Covid, ma fino all'anno scorso Forza d'Agro era presa giornalmente, arrivavano 8-10 pullman. L'economia del paese è basata sulla ristorazione, siamo il fiore all'occhiello di tutta la riviera. Si vive bene, abbiamo un bel panorama, persone per bene, educate. Quindi Forza d'Agro ha un bel biglietto di visita per essere visitata da tutti. Ecco, basterebbe solo il panorama che abbiamo dietro le sue spalle per far venire il visitatore qui a Forza d'Agro. Un panorama che è uno spettacolo. Cosa vediamo? Intravediamo l'Etna con il vulcano appunto più importante d'Europa, ma vediamo anche altri paesaggi. Vediamo Taormina, vediamo la costa, sino le sere che c'è una bella visione si arriva a vedere Priolo, va bene, mentre dall'altro versante vediamo tutta la costa fino a Messina, lo stretto di Messina, vediamo la costa Calabra, è un panorama bellissimo Forza d'Agro. Michele,
Michele, avremo la possibilità di scoprire un po' di questo borgo, perché non basta una giornata per vivere Forza d'Agro. Avremo la possibilità quindi di gustare anche alcuni sapori, alcuni piatti del territorio, e scopriremo anche alcune curiosità. Naturalmente il nostro viaggio inizia in questo momento, però andando avanti con la trasmissione faremo vedere tutte o una buona parte delle caratteristiche di Forza d'Agro, e ogni volta che vengo qui trovo sempre una novità. Stavo notando infatti che Forza d'Agro si è dotata anche di un'app, quindi chi viene a Forza d'Agro all'entrata del paese trova questo cartello con l'app, e visitare ogni posizione strategica, ogni bellezza di questo paese, che appunto durante la trasmissione piano piano proveremo a scoprirla. Come dicevi tu, scopriremo il piatto tipico di Forza d'Agro, scopriremo qualche curiosità, andremo nei luoghi che sono stati oggetto delle riprese del film Il Padrino, poi completate a Savoca, e quindi seguiteci, continuate a seguire la puntata per scoprire tutte le caratteristiche di questo paese. Siamo in compagnia di Vincenzo Gullotta, che è il governatore della Confraternita della Santissima Trinità. Ci troviamo all'interno di quale chiesa? Della chiesa della Santissima Trinità. Lei è governatore proprio di un comitato di festeggiamenti? Sì, sono il presidente del comitato delle festeggiamenti e presidente della Confraternita, dove organizza diciamo tutti gli eventi. Ci parli un po' dell'evento principale che la Confraternita porta avanti? Sì, la festa della Santissima Trinità diciamo che si svolge con questo incontro con la Confraternita di Gallo d'Oro, di Maria Assunta. Noi iniziamo una settimana prima la preparazione di questa festa, perché dobbiamo fare le ciambelle, le culture diciamo, noi le chiamiamo culture, le ciambelle. E si inizia con tutti i ragazzini, bambini, anche adulti, a preparare queste ciambelle. Abbiamo un forno a legna antico, che è circa 2 metri per 2 metri, dove entrano 200-220 ciambelle. E poi, diciamo, la mattina, la domenica della Trinità, perché la Trinità cade sempre di domenica, ed è anni dispari, qua a Forza d'Agro, invece ad anni pari a Gallo d'Oro, per la Madonna dell'Assunta. E niente, si fa questo incontro la mattina, la confraternita si prepara con lo stendardo che è quasi 5 metri di altezza, e andiamo a cerchiamo diciamo la confraternita che viene da Gallo d'Oro, che una volta scendevano dalle campagne, adesso diciamo vengono con il pullman, nelle macchine, ma una volta si veniva a piedi, e noi alla stessa cosa andavamo lì a piedi.
E la confraternita, la nostra e la sua, si mettono a distanza, diciamo, con sventolare questo standard tutte e due, finché si arrivano vicini e si mettono di fronte e si bacia. E questo bacio, diciamo, che porta è un segno buono, diciamo. È una delle feste principali? Sì, la festa principale è una festa principale. Poi c'è quella del crocifisso, che è il patrono, diciamo, del paese. Però questa è una tradizione con Gallo d'Oro, diciamo. Quindi quando si svolge questa festa? Le ultime domeniche di maggio o le prime domeniche di giugno. Cioè non capita sempre, diciamo, a giugno, e può capitare anche la seconda domenica di giugno. Mentre qui ci troviamo all'interno della chiesa che ospita tantissime opere d'arte. Sì, anche se non si conoscono le origini, diciamo, a tutti. E poi c'è il quadro dell'apparizione dei tre angeli, l'apparizione ad Abramo nel deserto. Raggiungiamo questa chiesa percorrendo una bellissima scalinata e passando un bellissimo arco. Sì, l'arco durazzesco, che noi chiamiamo in questo modo, che è una cosa che dico io, però noi non gli diamo tanta importanza, perché per noi è un arco normale. Invece i turisti, chi viene a visitarlo, è un arco, diciamo, di importante. Brucia la terra mia e brucio d'amore, che siete d'acqua idra e ho siete di cuore. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è più sole se già non torna. Acco la canto la mia canzone, se nulla si affaccia dalle baccone. Brucia la luna in tuo cielo e brucia lo mio cuore. Fuoco consumato, fuoco d'amore.
Siamo abituati sempre a vederla dall'esterno, già dal 1974 quando è stato girato Il Padrino. Siamo nella chiesa famosissima, è famosa la facciata di questa chiesa. Oggi noi siamo all'interno, sono in compagnia di Carmelo Nicida, un conoscitore della storia di Forza Dacro, al quale chiedo quali sono le bellezze di questa chiesa. Ma le bellezze di questa chiesa principalmente è l'architettura divisa in tre navate con queste colonne intagliate direttamente sul posto e poi arredata sull'altare maggiore con un quadro bellissimo del Cinquecento di un messinese, Stefano Giordano, e poi abbiamo sempre all'interno la croce lignea del Santissimo Crocifisso che è del 1300 attribuita proprio alla scuola siciliana. E poi una bellissima statua di Santa Caterina d'Alessandria, scolpita da un fiorentino, Martino Montanini, nel 1558. Diciamo che questi sono i pezzi più belli dell'arte sacra. Poi ci sono altri quadri bellissimi, come quello della Madonna della Lettera, donata alla fine del Settecento proprio dalla curia messinese. Cosa rappresenta questa chiesa per Forza Dacro? Sicuramente un punto di arrivo e di partenza dei turisti. Ma non solo dei turisti, la chiesa dell'Annunziata, impropriamente chiamata Duomo per la sua grandezza riferita al paese, è il simbolo del sacrificio e soprattutto dell'attaccamento della popolazione forzese che proprio dopo il terremoto del 1693 ricostruisce questa chiesa e la ricostruisce proprio a tre navate con questa pianta latina e la costruisce soprattutto con la forza delle proprie braccia, cioè non ha sovvenzioni da nessuno e il popolo forzese proprio dimostra la sua caparbietà, il suo attaccamento alla chiesa e poi il rito dell'Annunziata che è vecchissimo perché viene ripreso soprattutto dall'abbazia dei Santi Pietro e Paolo da Cro dove c'era questo monastero devoto alla Maria Santissima Annunziata e Assunta. Questo monastero che praticamente sono le origini poi alla fine di Forza Dacro, che è proprio questo Vicum Magrilla che ancora prima della venuta dei Greci comincia la sua scalata verso la collina per raggiungere l'attuale sito. E questa chiesa è diciamo il culmine. Non solo dell'attaccamento verso la religiosità di questa comunità, ma soprattutto la caparbietà di questo popolo che la fa a forza di braccia e con una risorsa quasi invisibile che è proprio quello del grano, il simbolo per eccellenza della Sicilia. E dopo avervi fatto notare questo bellissimo interno, è immancabile una ripresa di quella che è la facciata così famosa e quindi noi accompagnati dalle note di Vincenzo ci accomodiamo sulla porta della chiesa per farvi ammirare la facciata di questa bellissima chiesa così famosa nei film del Padrino. Thank you.
E abbiamo visto questa bellissima chiesa di Forza d'Agro, giriamo, percorriamo qualche metro e andiamo nella parte retrostante della chiesa. Siamo in compagnia di Salvatore Donato, che è un appassionato di storia locale, soprattutto un personaggio che ama la propria terra d'origine, Forza d'Agro. Lei ha girato un po' il mondo, è stato a Milano, ma alla fine ha deciso di ritornare a Forza d'Agro. Esatto, sono nato qua, sono nato a Forza d'Agro, ho passato le mie vacanze da studente sempre a Forza d'Agro, dove c'erano i miei nonni, e mi è rimasto il cuore nel mio paese natio. E ha studiato il suo paese, conosce un po' le origini, la storia. Abbiamo percorso qualche metro, siamo nella parte dietro la chiesa, per un motivo ben preciso, perché possiamo dire che qui parte la storia della chiesa e anche la storia di Forza d'Agro. Sì, qui noi vediamo l'abside della prima chiesa e questa è una testimonianza del terremoto del 1693. Questa chiesa, che poi in 20 anni viene ricostruita nello splendore di adesso, nasce qua. Ora, se noi andiamo avanti, la chiesa dava esattamente sul cimitero, che è la parte ovest della chiesa, quindi era una chiesa molto piccola, non aveva le dimensioni maestose della chiesa odierna. La chiesa odierna è un capolavoro del barocco siciliano, non influenzato, diciamo, dal barocco spagnolo, dal barocco tradizionale. Questa è la verità, questo è lo splendore di questa chiesa, la rarità di questa chiesa. E la ricchezza di questa chiesa sta a dimostrare che 300 anni fa in questo paese c'era una ricchezza incredibile, perché allora non è che la manodopera, le capacità tecniche e la ricchezza ha permesso di costruire quest'opera meravigliosa. Ribadisco, meravigliosa. Perché quindi possiamo immaginare Forza d'Agro al centro di tutto il territorio, qui nella zona ionica messinese. Esatto, esatto. C'era un'economia attorno qua che permetteva di costruire cose come questa. Perché non è poi solo la chiesa, ma poi l'arredo, le statue, i quadri, tutto. Che denotava anche una ricchezza culturale degli abitanti di questo paese non comune, perché non è facile immaginare e trovare poi gli autori dei quadri, degli altari, dell'organo, che è un altro capolavoro. Non è facile, non era facile, e quindi questa è la cosa più importante. Questo era un paese che nella storia è sempre stato ricco. Il nostro viaggio a Forza d'Agro continua, cambiamo la coreografia, abbiamo lasciato quella dello stupendo paesaggio, abbiamo visto gli scorci magnifici di Forza d'Agro e siamo in una coreografia altrettanto bella, colorata, siamo nella cucina, la cucina che alla fine racconta i territori. Siamo nel ristorante Albergo Souvenir, sono in compagnia dello chef Vasile, della signora Maria Teresa, che è la proprietaria, e andiamo a illustrare il piatto tipico di Forza d'Agro, che racconta veramente quello che è il territorio, perché parliamo di pesce spada. Un piatto semplice ma abbastanza gustoso, con delle melanzane, scaglie di mandorle, dei pomodorini, della mollica e le melanzane. Un piatto semplice, gustoso, d'effetto e ottimo. Un soffritto di cipolla, i pomodorini, il nostro olio di oliva, le melanzane fritte, il pesce spada soffritto, la pasta, tutto viene mantecato e poi di sopra con delle scaglie di grana e la mollica. Ecco, che pasta si usa per fare questo piatto? I maccheroncini è la pasta più adatta per fare, anche perché i maccheroncini sono più siciliani, diciamo, come pasta, essendo che siamo in Sicilia, è un piatto proprio siciliano. Le nostre mandorle, che sono pure siciliane. Qual è la procedura per fare il piatto? Da dove iniziamo? Da dove iniziamo? Con un soffritto di cipolla. Nel nostro olio di oliva aggiungiamo i pomodorini, a parte soffriggiamo le melanzane prima messe sotto sale,
E poi soffriggiamo pure il pesce spada, nel frattempo mettiamo la pasta, scolare la pasta, amalgamare tutto, mettere le scaglie di grana, la mollica abbrustolita, sì, e di sopra il basilico. Ecco, quindi noi facciamo prima il sugo a parte con tutti questi ingredienti e poi la pasta e poi viene tutto messo insieme in padella 2 minuti e così si serve il piatto. Volendo lo potremmo anche considerare un piatto unico perché abbiamo i carboidrati della pasta. Abbiamo sia la pasta che il pesce, quindi va bene come piatto unico ed è un piatto abbastanza ricco, non è dietetico. E questo piatto sicuramente viene accompagnato da un vino bianco. Un vino bianco. Che c'è il pesce, quindi un vino bianco mettiamo noi. Un vino bianco che pensate, guardate un po' dove ci troviamo, siamo sotto una pergola del ristorante e proprio questo ristorante produce un vino bianco dall'uva di questa pergola che abbiamo qui e quindi è probabilmente l'abbinamento migliore, quello più corretto, mettere del vino bianco. In questo caso utilizziamo quello di casa, quello di ristorante, però va benissimo qualsiasi vino siciliano, importante che sia siciliano bianco, abbiamo prestigiosi e importanti vini di cantine siciliane, quindi l'abbinamento corretto è quello. Vedo accanto alla caraffa del vino anche il pane di casa, il pane casereccio di Forza d'Agro. Quindi il quadro è perfetto per poter invitare chi ci sta guardando, chi ci sta vedendo un po' da tutte le parti del mondo a venire a Forza d'Agro, non soltanto per ammirare le bellezze paesaggistiche di questo meraviglioso borgo, ma anche per assaporare questa pietanza. Sì, e tante altre pietanze che si fanno nel ristorante, perché a secondo pure i periodi utilizziamo pure altri prodotti, non so, per esempio il periodo della zucca gialla, il risotto con la zucca, il finocchietto selvatico con le acciughe, a seconda del periodo si fanno altri piatti pure, abbastanza, che sono buoni, eccellenti, la nostra cucina è ottima. E come non completare questo momento con la bevanda degli dèi, no? Il nostro chef ci sta versando il vino bianco, siamo a distanza di sicurezza, quindi possiamo per un attimo togliere la nostra importantissima mascherina, ricordiamo sempre di usare la mascherina, e io passo il primo calice alla signora, uno lo tengo io. E noi brindiamo a Forza d'Agro, brindiamo alla nostra Sicilia, brindiamo al circuito regionale Bella Sicilia e vi aspettiamo tutti quanti. Salute! Qui a Forza d'Agro naturalmente non potevamo che parlare anche di un liquorino del territorio, un liquorino che ancora oggi viene preparato. Siamo in compagnia di Anna e di Daniela. Lei rappresenta anche un'associazione? Sono la presidente dell'associazione Orchidea di Forza d'Agro. Un'associazione molto attiva sul territorio? Molto attiva, ci occupiamo del sociale, del verde del paese, infatti siamo stati promotori per entrare nei comuni fioriti.
con Michele Sgro, che era coordinatore della Sicilia, e da 6 anni facciamo parte di questa associazione. Ci impegniamo sul territorio e oggi vogliamo presentare un liquore che si svolge qua a Forza d'Agro, in quanto l'alloro a Forza d'Agro è la parte principale, in quanto c'è la festa del lunedì di Pasqua, fatto con degli standard che li fanno i ragazzi allegorici, tutti con foglie di alloro disegnate con in vari disegni religiosi, insomma, del luogo di Forza d'Agro. Allora prepariamo l'allorino siciliano. Sì, l'allorino siciliano viene fatto, si mette 40 foglie di allorino, le foglie si devono lavare e asciugare e mettere in mezzo litro di alcol puro e si mette poi a macerare per 40 giorni in una boccia chiusa ermeticamente al buio. Dopo 40 giorni si fa un'infusione di acqua, mezzo litro di acqua e mezzo chilo di zucchero, si fa bollire, dopodiché quando si raffredda questa soluzione si aggiunge, si filtra l'alcol che già avevamo preparato prima e si mette nell'infuso dello zucchero con l'acqua e si lascia poi un altro 20 giorni a macerare, dopodiché si può bere questo liquore. Lì ci sono altri ingredienti, quindi abbiamo l'alcol e lo zucchero. Sì, prima mettiamo, come ho detto prima, mettiamo 40 foglie di alloro, mezzo litro di alcol puro, lo facciamo macerare per 40 giorni chiuso ermeticamente. Dopo passato 40 giorni prepariamo un sciroppo di acqua e zucchero, mezzo litro di acqua e mezzo chilo di zucchero, dopodiché si filtra l'alcol puro fatto in infusione e si mette tutto insieme. Dopo 40 giorni l'allorino viene utilizzato, si può bere benissimo. Ottimo digestivo. È un ottimo digestivo, sì, un ottimo digestivo che si accompagna dopo il pranzo della domenica, dei festivi e così. Viene ancora preparato quindi abitualmente qui a Forza d'Agro questo digestivo? Sì, quasi sempre, dato che ci sono molte alberi di alloro qui nella zona, quindi naturalmente noi li facciamo spesso. A noi non resta altro che gustare quindi questo allorino siciliano e ricordiamo che qui a Forza d'Agro si svolge la festa ma anche l'alloro viene utilizzato in cucina in tanti altri modi. Utilizzato in cucina come aroma naturale delle pietanze, delle carne, del pesce, insomma viene utilizzato in tutti i modi. Da chi ha preso la ricetta? La ricetta l'ho presa da una zia anziana di Forza d'Agro che ora purtroppo non c'è più, si chiama Cannabuci Caterina, di quale è la proprietaria del B&B La Bucanvilla. Quindi diciamo questa ricetta che noi abbiamo utilizzato per preparare l'allorino siciliano è una ricetta che si tramanda da generazione in generazione. Sì, si tramanda da generazione in generazione, sì, di Forza d'Agro, sì. Bene, allora noi non resta altro che ringraziare i nostri ospiti e gustare questo ottimo digestivo. Siamo saliti in cima al castello di Forza d'Agro dove possiamo ammirare uno spettacolo davvero unico e chiediamo di illustrarci questo luogo e soprattutto di parlarci del castello di Forza d'Agro. Qua c'è la guardiola del castello, questa parte diciamo che serviva proprio come avvistamento perché ci troviamo sul costone roccioso che domina tutto Forza d'Agro e da qua possiamo avere già un primo scorcio
con la riviera che da Messina va verso Taormina, poi dall'alto lo vediamo. Questo castello normanno che arriva proprio con la dominazione normanna nel 1100 è praticamente l'embrione che poi dal quale nasce questo Forza d'Agro, che diventa da Vicum Agrilla diventa fortezza e fortissimo dell'Agron e poi fortezza d'Agro, Forza d'Agro. Da qui si possono ammirare le chiese dell'Annunziata, della Trinità, il convento agostiniano e l'urbanizzazione rurale di Forza d'Agro, questo piccolo paesino proprio che nasce a ridosso del castello. È un luogo che possiamo ammirare percorrendo le viuzze del centro storico di Forza d'Agro. Sì. A piedi si fa magari qualche passo, ma fa bene, e si raggiunge proprio questo luogo dove possiamo ammirare tutta la costa ionica. Tutta la costa ionica, che è di circa 200 km di costa, che proprio dalla parte dello stretto di Messina si allunga verso Siracusa. Da qua praticamente siamo sulla coffa di un veliero, da dove possiamo vedere la Sicilia a 360 gradi, compresa proprio la nostra piccola valle che è quella dell'Agro, dove all'interno ci sono veramente delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche da scoprire e da venire a visitare. Una puntata magica quella di oggi qui a Forza d'Agro non poteva che finire con le magie, pensate, usi scaramantici, propiziatori. Signor Carmelo, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando proprio dei riti di San Pietro e Paolo, che si fanno proprio in ricorrenza di questa bellissima festa dei Santi Pietro e Paolo d'Agro. E le persone del paese si riunivano in piccoli quartieri, si facevano praticamente questi riti, queste pratiche un po' magiche, forse di periodo addirittura arabo, lasciato dagli arabi. La particolarità di questo rito è quello di squagliare il piombo o lo zolfo e dopo, una volta fatto il liquido, si butta in acqua fredda e dalla forma che si assume si riesce a interpretare, insomma, la domanda che precedentemente era stata formulata, o di salute o di amore o di una diatriba qualsiasi. Ma io vedo qui addirittura un arnese particolare. Questo qua è un arnese particolare che addirittura i nostri antenati usavano per tagliare il maltempo. È un tralcio di vite che praticamente, con un rito che era una specie di tiritera, si andava nel balcone con una candela
un coltello col manico nero e si cercava di tagliare questo maltempo che soprattutto veniva da mare, che era detto cosiddetto ciaunari, che era pericoloso anche soprattutto per il raccolto, perché poteva fare veramente tanti danni all'agricoltura. E quindi abbiamo scoperto come fare, importante preparare la candela, immagino, e anche il traccetto. E bisogna anche sapere questo rito, che è molto antico, che ormai ne abbiamo perso un po' le tracce di questa, come possiamo dire, parodia che si fa contro il maltempo per scarciarlo e farlo deviare da un'altra parte. Ma la troveremo, la troveremo. Ma quali personaggi possiamo ricordare di Forza d'Agro? Un qualche personaggio particolarmente importante per questa cittadina? Un personaggio tra i tanti, possiamo parlare di uno dei più grandi neuropatologi della storia siciliana, che è proprio Vincenzo Cammareri, nato nel 1858 a Forza d'Agro. La sua vita la trascorrerà in Francia, in Inghilterra, e poi sarà direttore del Grande Ospedale di Messina, e non solo, farà delle scoperte a livello neurologico importantissimi, tra cui si basa tutta la medicina moderna. Vincenzo Cammareri, dopo il terremoto del 1908, sopravvissuto grazie al fatto che si era fatto costruire un villino su un progetto di un muratore francese che aveva inventato praticamente il calcestruzzo, il cemento armato. E questo signore, che era Vincenzo Cammareri, visto che si trovava in Francia, lo porta a Messina e si fa costruire questo villino antisismico, il primo al mondo, su una sua idea, un suo progetto. Nel 1908 Vincenzo Cammareri, grazie a questo, salverà numerose vite umane, e di questo sarà insignito della medaglia di bronzo. Dopo di ciò, poverino, si ammala, va a Roma, dove viene eletto Gran Maestro della Loggia Massonica Roma Risorta, e nel 1911, sul finire purtroppo della sua vita, torna a Forza d'Agro, dove sarà seppellito dentro la tomba gentilizia che è custodita dentro il castello normanno. Tutto dedicato al padrino, pensate, c'è addirittura un bar che è pieno di foto dedicate alle riprese che sono state fatte qui nel 1974, ma non solo. Ed ecco qui due pannelli pieni di foto dove si vede Al Pacino, Marlon Brando, Francis Ford Coppola, quella che era la sposa del matrimonio che si è celebrato qui a Forza d'Agro, a Apollonia, che si è sposata con Michele. E qui c'è la scena, che questa invece è relativa a Savo, quel paesino qui vicino, perché ricordiamo, qui a Forza d'Agro sono state girate le scene del matrimonio. Eccola qua la scena del matrimonio, e ecco infatti la chiesa madre qua di Forza d'Agro, mentre il banchetto poi si è celebrato nella vicina Savo. E qua vediamo altri momenti dei grandi attori che facevano colazione, insomma, si trovavano nelle piazze anche della cittadina e familiarizzavano un po' anche con tutti i cittadini, per i quali era diventato normale vedere i grandi attori americani in questo borgo. E con queste bellissime immagini qui da Forza d'Agro noi vi lasciamo e continuiamo il nostro percorso per questa nostra bellissima Sicilia, che è sempre più ricca di tesori che piano piano scopriamo e vi faremo vedere nelle nostre pagine di Bella Sicilia e di Onda TV.